Fede, partiamo subito dal luogo in cui siamo, una giornata particolare. Hai parlato di quanto sia importante lo sport anche in questi contesti. Sì, oggi siamo all'inaugurazione di questo punto luce con la partnership Juventus Save the Children. È un'emozione unica, ne avevo già inaugurato uno quando giocavo alla Fiorentina a Prato ed è bellissimo stare qua perché questi bambini veramente gli danno la possibilità di crearsi un futuro, di sognare, che poi sta all'essenza della vita. E oggi infatti, come ho detto io quando sono nel mio intervento, che lo sport è fondamentale perché lo sport è disciplina, educazione e insegna alla fine i veri valori della vita. Adesso sei nel recupero, diciamo, dall'infortunio. Dici un po' a che punto sei, come stai. Il tuo sogno è tornare prima possibile. Sì, il mio sogno è tornare prima possibile, però ci sono delle tabelle da rispettare e penso che stiamo facendo un grandissimo lavoro. Al campo sono contornato di grandi professionisti, no? E lo staff medico della Juventus è fantastico, mi ha aiutato in tutto e per tutto, ci siamo venuti incontro, adesso siamo in una fase dove ho iniziato a correre, ho iniziato a fare anche i primi cambi di direzione, vediamo, però io penso che per inizio settembre di essere pronto, però vediamo se riusciamo a fare qualcosina prima, però per essere sicuri e non avere poi ricadute, no? Che quello poi non se lo augura nessuno in futuro, settembre. C'è un tuo compagno che ti aspetta in modo particolare, perché ovviamente Dusan Vlahovic, l'abbiamo sentito qualche settimana fa, non vede l'ora di ritornare a fare coppia con te. Sì, avevamo già fatto coppia, con lui mi trovo benissimo in campo, poi è un amico fuori, quindi questo, diciamo, migliora solo le cose in campo e non vedo l'ora di giocare con lui e di dargli qualche palla per fare qualche gol in più prossimo anno. Federico, c'è la maglia numero 10 a disposizione, ti stuzzica l'idea? Ah, certo, la maglia numero 10 fa piacere a chiunque, poi soprattutto alla Juve è qualcosa di incredibile, l'hanno indossata giocatori di un livello assoluto, dei fuori classe. A luglio saprete il numero. Federico, anche tu. A luglio saprete. Da fuori, no? Hai vissuto poi questi mesi lavorando naturalmente, ma magari hai avuto anche modo di seguire anche magari in modo più freddo, no? Il campionato. Cosa ti è sembrato anche in prospettiva prossima stagione? C'è una Juve che deve lottare per lo scudetto, ma le altre ti sembrano squadre che sono migliorate? Ci sarà ancora più difficoltà anche da come si sta muovendo sul mercato queste prime settimane? Sì, quest'anno è stato un campionato avvincente. Noi ovvio che ci ha penalizzato la partenza all'inizio, perché se no eravamo lì a giocarcelo. E poi abbiamo visto che poi con la partita dell'Inter è stato quello spartiacque. L'Inter fino all'ultimo è stata la contendente per lo scudetto col Milan. E comunque il prossimo campionato sarà ancora più difficile, perché il Milan quest'anno ha vinto, comunque l'Inter ha vinto la Coppa Italia, quindi vincere come sempre aiuta a vincere, quindi sarà ancora più difficile. Io penso dobbiamo ritornare alla mentalità Juventus, ma avere un po' più di cattiveria, un po' tanta di più. Domani si gioca una partita che non è mai una partita normale, no? Italia-Inghilterra, Wolverhampton. Insomma, si torna un po' con la mente un anno fa, a quelle gioie, ai tuoi gol, alla festa. Ecco, che riflessioni puoi fare su questa nazionale che sta cambiando pelle, no? Una nazionale che si sta ringiovanendo, che cambia, cosa ti viene in mente? No, questo meglio di me lo sa il mister Mancini e la gente che lavora col mister, che abbiamo bisogno di cambiamento, abbiamo bisogno di giocatori nuovi, freschi e abbiamo bisogno anche di cambiare il sistema italiano, perché ragazzi, la verità è che siamo indietro rispetto alle altre nazioni, questo lo vediamo perché, come ha detto anche il mister, i giocatori in Italia non giocano. Ma cos'è un problema? Un problema è che non ci sono i giocatori, non c'è il talento oppure la formazione. Cioè, bisogna iniziarsi a fare anche queste domande e a cambiare un po' mentalità. Però il mister Mancini sia la persona più adatta, perché l'ha fatto dopo il primo crollo che non siamo andati al mondiale, l'ha fatto, ci ha portato sul tetto d'Europa. E quindi Mancini è la persona più adatta a fare. Secondo me la formazione è importante, fondamentale. Prima, quando sono cresciuto io, nel settore giovanile della Fiorentina si insegnava proprio le basi. Oggi si pensa più a qualcos'altro, ai risultati magari. Ma tu hai sentito sulla tua pelle da giovane talento il fatto di questa fretta che c'è in Italia, questa mancanza di questo non sapere aspettare? Sì, no, anche questo, giocatori che arrivano e per mezz'ora in campo vengono etichettati come il nuovo Messi, il nuovo Ronaldo, invece io ho avuto la fortuna anche, però questo nella carriera di un calciatore c'è, avere la fortuna di avere le persone giuste a fianco e gli
allenatori e di incontrare gli allenatori giusti, e io ho avuto questo, che ti sanno aspettare, ti sanno dare i tempi giusti e sanno sfruttare le tue potenzialità al massimo. E da giovane che consiglio daresti a Gnonto, per esempio, che ora è al centro dell'attenzione? Di fare quello che ha fatto appena entrato la scorsa partita, deve fare quello. E invece quali sono le tue aspettative per la prossima stagione, per te, per la Juventus? Di arrivare a marzo e essere competitivi su tutte le competizioni. Ti piacerebbe condividere lo spogliatoio con Di Maria, anche per trasmettere l'esperienza ai giovani? Di Maria è un fuoriclasse, ha vinto e no, beh... Per adesso sul fronte mercato non lo so, devi parlare col presidente. Federico, una cosa sola, parlavi di potenzialità, per sfruttare al meglio le tue, tu in quale ruolo ti senti dire che ti trovi più a tuo agio? Come esterno da 4-3-3, destro-sinistro? No, esterno, come ho giocato in nazionale e come quest'anno ho giocato anche con la Juventus, però abbiamo avuto all'inizio problemi anche di giocatori infortunati così, e quindi il mister ha dovuto anche adattarmi a un modulo diverso, però sa benissimo mister Allegri dove rendo al meglio. Destra o sinistra, dove preferisci? Tutte e due. Davvero, no, tutte e due, davvero. Cecilia, è una mattinata, una giornata particolare, soprattutto per gli obiettivi che ha questo centro di incontro, il punto luce, ti chiedo anche dal tuo punto di vista, no? Anche tornando un po' bambina, ragazza, che cosa ti fa pensare? No, è stata una mattinata bellissima, diversa, anche nuova per me, però sono molto contenta di essere stata qua, perché queste ore passate qua dentro comunque sono ore che insegnano, ci insegnano anche a noi che siamo stati più fortunati, io come Federico, magari di questi bambini e bambini che sono qua oggi, però penso che sì, siamo degli esempi noi oggi, loro erano felicissimi di vederci, ma credo che siano più loro degli esempi per noi che noi per loro, quindi questo è quello che un po' mi ha lasciato questa mattinata. È passato il messaggio che questo è un posto in cui si può sognare in grande, si può e si deve? Assolutamente, questo è un po' lo scopo principale di questo punto luce che Juventus ha portato avanti insieme a Save the Children, e questo fa ancora più onore a noi che indossiamo questa maglietta, e sicuramente, come dice lo stesso nome, lo scopo è quello di illuminare la strada, di aiutare questi ragazzi e ragazze, ma anche le stesse mamme e papà di questi bambini, a porsi degli obiettivi, dei sogni. Quello che abbiamo cercato di trasmettere noi è stato quello di porsi sempre gli obiettivi, di sognare in grande, che sia nella vita di tutti i giorni, ma soprattutto noi possiamo portare l'esempio dello sport, che è un veicolo importantissimo, è un po' una palestra di vita, quindi insegna tantissimi valori, quindi noi possiamo portare questo come esempio, e spero che siano passati, insomma, questi messaggi importantissimi. Cecilia, è un centro questo che dà le opportunità veramente senza guardare soprattutto anche al genere, no? Ci sono delle bambine che giocano a calcio, quindi un po' forse credo ti sia rivista in questo. A proposito di opportunità, insomma, quest'anno voi avete vinto tutto di fatto, in Italia, grande cavalcata anche in Champions, tanto tu come ti senti, come stai, insomma, anche è stato un ottimo rientro, e anche le prospettive per la prossima stagione? Io sto bene, sto continuando il mio percorso di riabilitazione che, come tutti sanno, non è proprio brevissimo, ma è importante andare avanti step by step, ogni tappa è importante, ogni settimana è importante, quindi non vediamo quando riuscirò a rientrare, se sarà da subito oppure ancora aspettare ancora un pochino, questo non ve lo so dire, però l'importante è recuperare bene, e abbiamo finito un anno, una stagione bellissima, sono orgogliosissima delle mie compagne, della mia squadra, abbiamo fatto un grandissimo lavoro, e questo non deve essere assolutamente un motivo di essere accontentate, ecco, ma soltanto un motivo di puntare ancora più in alto per le prossime stagioni. Anche perché penso ci sia poi la nazionale in futuro che ti aspetta, ma la nazionale adesso si gioca, insomma, un trofeo importante, no? Gli europei, ti chiedo se hai sentito le tue compagne, perché di fatto è un po' un'Ita Juve, e come vedi anche questa nazionale impegnata agli europei? Ma intanto mi dispiace non essere riuscita ad andarci, perché ho fatto di tutto per riuscirci, ma insomma i tempi erano brevi e così non è stato. Però sono molto vicina alle mie compagne, gli auguro veramente il meglio per queste partite, e secondo me
le aspettative sono alte, ma è giusto che sia così, perché comunque abbiamo dimostrato in questi anni di essere cresciute tantissimo, di essere maturate molto, di potercela cavare anche con quelle nazioni che fino a qualche anno fa sembravano dei mostri, no? E quindi sono molto ottimista, le ho sentite, adesso sono già cariche, però ovviamente la giusta carica, perché manca ancora tanto alla prima partita. Beh, manca esattamente un mese alla prima partita e sarà, a proposito di aspettative alte, già un bel banco di prova con la Francia. Sì, poi manca un mesetto giusto e le prime partite sono sempre un po' particolari, perché sono un po' quelle che rompono il ghiaccio, e da un certo punto di vista forse è meglio incontrare subito una squadra forte, almeno io la penso così, perché ti fa alzare subito l'asticella della concentrazione, poi è importante, perché è la prima partita e iniziare col piede giusto o sbagliato ti cambia tantissimo. Senti, dopo il professionismo, dopo aver raggiunto il professionismo, qual è il prossimo sogno del calcio femminile in Italia? Ma intanto adesso ci godiamo questo bellissimo traguardo che è stato sognato e sudato anche per tanti anni, perché ci siamo noi giocatrici, sì che giochiamo, ma dietro le quinte c'è anche un gran lavoro di chi lavora per noi, anche ex giocatrici che ci hanno un po' aperto la strada, quindi a loro va un grande riconoscimento. Poi noi adesso ci godremo le conseguenze di tutto questo gran lavoro, e ovviamente la crescita si sta vedendo, quindi quello è un obiettivo importante, quello di continuare a crescere e non fermarsi.